Well, it was in my childhood days, old autumn, many long years ago. Il disegno fondamentale nel mio lavoro mi rende anche l'indagine, la ricerca anche meno drammatica, perché come anticipavo, insomma, la pittura ogni tanto diventa da sostenere complessa, e quindi disegnare o comunque fare indagini su una superficie come la carta, che è comunque di per sé, si presta a un'indagine diversa, più veloce, più immediata, e quindi mi aiuta ad andare a affrontare la pittura in modo più sereno. Spesso dopo che ho lavorato su una tela, disegno il quadro per vederlo anche in altro modo, per stratificare qualcosa di più invisibile. Quindi è un mezzo di espressione anche di per sé più generoso, più a portata di mano, più a portata dei momenti di cui è fatta la vita. God knows and reads to that little home, that wooden church out on a hill. Allora, approdato all'arte, bisogna fare un po' una parentesi che riguarda mia madre, perché comunque mia madre era una pittrice. Tuttora è una pittrice, ma prima era una pittrice di professione. E quindi questo mi ha messo, insomma, mi ha fatto rapportare a un linguaggio visivo legato alle belle immagini. Dopodiché ho iniziato a fare i primi ritratti alla mia bisnonna, alla mia nonna, al mio nonno. E attraverso lei, sempre mia madre, insomma, c'è stato un avvicinamento dove comunque io non sapevo disegnare, quindi era per me una grossa frustrazione, perché mi rendevo conto che seguivo delle cose della generazione mia, di cui c'era la street art, mentre a me interessava Leonardo da Vinci, Michelangelo, e quindi ho iniziato a studiare i libri di Leonardo, di Michelangelo, di Rembrandt. Quindi mi avvicinavo a delle cose che non facevano parte però di quella mia generazione, perché era una generazione più veloce, più, insomma, che parlava anche di altro, dove però io non mi trovavo e quindi facevo un po' di difficoltà, ma tutto ciò poi, insomma, si ripagava poi con un altro tipo di sapienza, un altro tipo di sapere. E quindi quello è stato un po' il mio inizio. L'arte mi ha salvato da me stesso, nel senso che quello era il mio intento, dedicarmi a un tempo diverso, che era mio, personale. Alcuni viaggi che ho fatto mi hanno aiutato in età, insomma, precoce, perché 17-18 anni sono stato in Centro America con la mia famiglia, e quindi ho avuto una solitudine che mi ha permesso di rapportarmi alle cose in modo diverso. E dopodiché sono tornato in Italia, ho fatto 3 anni il benzinaio, che però era un benzinaio bello, perché era in Maremma, lavoravo in questo benzinaio che davanti c'aveva una campagna bellissima.
Quindi io per 3 anni ho disegnato questa campagna, perché poi lì dalle 7 di mattina alle 9 di mattina non c'era nessuno. Nessuno veniva a fare benzina, pochissime persone. Quindi dalle 7 alle 9 disegnavo tantissimo. E quindi ho studiato Leonardo da Vinci, Michelangelo, tutte delle copie in questi momenti. E in questi 3 anni ho imparato a disegnare come avrei voluto. E lì è partito qualcosa che poi non è mai finito, nel senso che comunque c'è stata una pratica quotidiana del disegno in cui io credevo tanto, e tutt'oggi credo tanto, che poi mi ha fatto rapportare alla pittura, alla scultura, a tante altre cose, ma partendo da lì, partendo da un'analisi del dettaglio che mi ha permesso di essere quello che sono oggi. Parlava di Bacon, che non so se ho mai capito bene cosa dicesse, però mi ha sempre affascinato quest'idea di forza, quest'idea di forze, di energie che non si sa nemmeno da dove arrivano, ma esistono e quindi devi comunque ascoltarle e viverle per quelle che sono e quindi non accontentarti. Leonardo, secondo me, non si è mai accontentato di un suo disegno e si vede. Michelangelo forse si accontentava un po' di più, ma si vede che insomma c'era un travaglio, nonostante fossero uomini, no? Un travaglio di nascita ogni volta. E quindi ancora sto là, non è che vado da altre parti. Da un certo punto di vista non credo che ci sia una relazione tra pittura e tempo. Cioè, mi piace pensare alla pittura senza un tempo. Ed è quello che, guardandovi intorno, cerco di fare. Cioè, di non dare un tempo a quello che io faccio. E quindi di astrarmi dal tempo. Cioè, mi piace pensare, mi interessa pensare a una pittura senza un tempo, che sia dilatato dal tempo, che faccia parte di altro. Credo che l'opera faccia parte di qualcosa che poi l'artista se ne va, non è più dentro l'opera. Cioè lascia vivere l'opera al di fuori di sé, e quindi non ha più bisogno di te, non ha più... Poi è ovvio, finché studia da te ti creerà dei disturbi, perché è sempre un qualcosa... Cioè, o comunque ti creerà delle parole, delle domande, ma quando poi se ne va, cioè devi lasciarla andare. E quindi non c'ha più un tempo preciso, non deve avere una razionalizzazione, deve essere estremamente irrazionale. Eterna e non ha un tempo quando non ha più bisogno di te, cioè non ha più bisogno di nessuno. Poi deve essere ammirata, deve essere vista, deve essere quello che vuoi. Poi però quando mi rapporto con una pittura semplice, perché parla di alcune cose, ma anche perché
è sapiente in alcune cose, è formulare in alcune cose, è matematica in alcune cose. Io a quello che faccio mi piace pensare, e spero che sia sempre così, poi ovvio se c'è la possibilità si produce di più, però a me piace dare quei 3, 4, 5 mesi a un dipinto del mio tempo, perché comunque penso sia un discorso di, non lo so, di comprensione, di consapevolezza e di sapere veramente quello che hai davanti, perché cioè, è difficile saperlo subito. Alle immagini io dedico un tempo dilatato. È ovvio che poi mi aspetto anche dal pubblico che percepiscono le mie immagini in un tempo dilatato. Poi c'è chi se lo può permettere e c'è chi no. Cioè, nel senso, c'è chi ha quella pausa e c'è chi no. Il mio fare ha un metodo preciso che io annullo ogni volta, cioè dimentico ogni volta, cerco di dimenticare ogni volta. Perché non voglio entrare in una dinamica che io conosco. La contemplazione, come dicevamo, è qualcosa che io non conosco e ogni volta mi porta in qualcosa di diverso. È quello che mi affascina, perché è sempre una novità. Quello che mi interessa in ogni nuovo quadro è annullare la tecnica, cioè annullare quello che io conosco. E questa è una difficoltà. Infatti immagino che sia per questo che ogni lavoro, cioè, devo dedicargli un tempo preciso, perché comunque non c'è una definizione. E allora io conosco delle cose, affronto quelle cose, ma non saprei mai più rifare quelle cose, nonostante abbiano una tecnica precisa. E allora mi allontano e ricerco, cioè, un'impossibilità della materia, e quindi che ha un'imprevedibilità. E quello mi affascina, mi rende felice, nelle sue frustrazioni. Ovvio, ci sono dei momenti di, insomma, spesso me ne vado da studio infelice. Però penso quello faccia parte di un processo di cui non puoi sfuggire. Sei tu, come dicevamo, come dicevi, di un linguaggio preciso, esatto. Cioè, cerchi un linguaggio, non linguaggio però. Cioè, parli di un fiore come pretesto, parli di un segno, perché è ovvio che un ramo ha un segno inequivocabile, ha un segno comunque universale, ha un segno dove tu non ne farai mai parte, ma prendi spunto da un ramo, da un segno, prendi spunto da delle cose della vita cercando di farle tue. Ma è ovvio che tu cerchi di fare un tuo linguaggio, ma annullando una possibilità di linguaggio. Cane che si morde la coda, e quindi te ne vai spesso sconfitto da quello che tu cerchi di affrontare. Il disegno ti dà pace, almeno a me ti dà una pace, la scultura, insomma, mi danno una pace che la pittura mi dà, però con altri tempi. Ultimamente ho iniziato a affrontare dei quadri con, anche perché nell'ultimo anno sarà stata la pandemia, non so che è stato, ma ho iniziato a guardare il tennis, ma tanto, e quindi poi ho preso un cane, quindi
questo cane iniziava a giocare con la pallina da tennis, non so, tante dinamiche. E quindi poi ho iniziato a giocare in studio a tennis, ma così, per scaldarmi principalmente. E poi ho iniziato a lanciare palline colorate sopra i quadri che facevo e sono nati alcuni lavori, insomma, di cui è successo qualcosa dove tu sei qualcos'altro. Cioè, c'è un segno sulla tela che tu lo fai, ma in un modo distante da te. E quello mi affascinava. Perché percepire un colore preciso su una tela per me è difficile. Cerco sempre come dire, anche in un blu cerco una pausa. E nonostante tutto, però, questo un gesto ti può dire, ti può parlare di un blu in un modo diverso. E questo, comunque mi faceva rapportare a un colore, a un gesto, a una forma, comunque in un modo più distaccato, senza parlare per forza di una forma. Devo dire che per la vita che faccio mi piace molto Roma, nel senso che ci sto bene. È una città che ti può chiedere tanto in cambio, ma darti poco. È una città troppo articolata. Io ho fatto sempre tanta fatica, forse perché vengo da comunque una dimensione più piccola, non ci sono nato. Cioè, mi ha facilitato la vita a Roma il fatto di aver trovato poi delle persone che me l'hanno resa più semplice. E quindi su questo direi che è aperta, nel senso che ho sempre avuto occasione di trovare persone vicine a me o persone che mi hanno dato sempre una grande mano e quindi mi hanno fatto vivere Roma, insomma, bene. Su altri aspetti direi che è una città chiusa perché comunque vive di quello che ha e investe poco su quello che non ha. È una città poco coraggiosa, forse, però più la conosco e più mi rendo conto che però tanto dipende pure da noi, dipende da chi la vive, dipende da noi se vuoi, insomma, renderla diversa.